una recessione mita nei prossimi mesi e un concreto rischio di prodotto interno lordo negativo nel 2023. Le prospettive del sistema economico italiano tendono al peggio a causa, soprattutto, di un inarrestabile caro energia. È quanto certifica Confcommercio presentando un report sulla congiuntura autunnale. Il PIL del primo semestre 2022 ha segnato un più 5,5%, ma con un ulteriore moderato peggioramento nell'ultimo trimestre perderebbe circa 2 punti percentuali. L'incremento dei consumi, intorno al 4% per l'anno in corso, è destinato a esaurirsi. Il rallentamento è già iniziato ad agosto. L'ottima performance dei servizi turistici non è stata sufficiente. Il mercato del lavoro italiano gode di discreta salute, completando la ripresa dei livelli prepandemici nel primo semestre del 2022. Segno più per assunzioni, trasformazioni e cessazioni. Il confronto con il 2021 mette in evidenza l'accelerazione nella riattivazione dei flussi. A renderlo noto è l'osservatorio INPS sul precariato. Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi sei mesi sono state 4.269.000, con un aumento del 26%. La crescita ha interessato tutti i contratti, in particolare quelli a tempo indeterminato, bene anche contratti a termine e stagionali. Boom delle trasformazioni da tempo determinato, più 74% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Forte aumento dei licenziamenti di natura economica e disciplinari, molto alto anche il numero di dimissioni, oltre 600.000. Cresce il part-time. Il saldo annualizzato, ovvero la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi 12 mesi, è positivo. A giugno sono 682.000 le posizioni lavorative in più. I turisti francesi hanno speso 2,8 miliardi in Italia nel 2021. Secondo quanto rileva l'ufficio studi dell'Enit, il bel paese è la seconda destinazione dei cugini d'Oltralpe dopo la Spagna. Nella fase di recupero dal Covid, dalla Francia parte il 13% del totale speso dai turisti stranieri in Italia. Mediamente, la durata del viaggio è di 6 notti per una spesa di 108 euro a notte. I viaggiatori prediligono i soggiorni al mare e la visita delle città d'arte. Per settembre 2022, le prenotazioni aeree dei francesi verso l'Italia risultano in aumento del 30% rispetto allo stesso mese del 2021. L'anno scorso i flussi turistici negli esercizi ricettivi italiani sono aumentati del 90% rispetto al 2020. Per la fine dell'anno, Enit rafforzerà principalmente le sue azioni in campo digitale, seguendo l'esempio di quelle realizzate nel primo semestre. Campagne digitali e pubblicitarie e operazioni speciali digitali e cartacee sulle testate di grandi gruppi. In termini di presenze, la Francia è il quarto mercato di origine, con una quota del 6,5% sul totale internazionale, dopo Germania, Svizzera e Austria. Gli alberghi ospitano il 65,5% della clientela francese. Possedere del contante diventa sempre più difficile, difatti chi verrà colto con una somma sproporzionata in tasca o a casa rispetto alla dichiarazione dei redditi verrà sanzionato. Dobbiamo dire che però questa proporzione non è stata ancora ben definita in modo determinato. Nel frattempo ricordiamo che ad oggi si possono effettuare versamenti per contanti fino a 1.999,99 centesimi di euro. Dal 1 gennaio sarà possibile pagare soltanto 999,99 centesimi di euro per contanti.